batte il calcio d'avvio la Fiorentina, una Fiorentina nella quale Ranieri ha fatto in tempo a recuperare Di Cois mentre è assente Di Mauro. La Fiorentina gioca dunque con Toldo in porta, Carnasciali e Pioli difensori esterni, Marcio Santos e Maluschi centrali, Cois, Carbone, Rui Costa a centrocampo, Robiati uomo ovunque, l'attesissimo Battistuta, 13 gol in 11 partite e Baiano di punta. Nella Juventus parecchie le assenze, manca Roberto Baggio che era particolarmente atteso per questa partita, mancano anche Deschamps, Di Livio, Fusi, lo squalificato Conte e all'ultimo momento Lippi ha dovuto fare a meno anche di Kohler, quindi Juve in campo con Peruzzi, Ferrara e Orlando, Carrera, Porini e Paolo Sousa, Torricelli, Marocchi, Vialli, Del Piero e Ravanelli. Direzione dell'incontro affidata al signor Stafoggia di Pesaro. C'è il pubblico delle grandi occasioni, qualche scaramuccia tra le opposte tifoserie prima dell'inizio della partita al di fuori dello stadio, ma poi tifosi tenuti ben separati dalle forze dell'ordine all'interno dello stadio delle Alpi. E Ravanelli in azione, sono le battute iniziali della partita. Marocchi, il suo lancio in profondità con il pallone che viene raccolto da Toldo senza difficoltà. E Marocchi intanto che recupera il pallone, lo affida nuovamente a Del Piero, parte il cross di quest'ultimo, un colpo di testa di Porrini e la splendida risposta del portiere Toldo. Occasione gol per la Juventus dopo appena due minuti di gioco su cross da destra, gran colpo di testa di Porrini. Ecco che rivediamo il cross di Del Piero, il gran colpo di testa di Porrini, la respinta di Toldo. Quindi il pallone per Marocchi, ora per Paolo Sousa, quindi in azione Vialli, converge Vialli, tarda a liberarsi del pallone, effettua poi il passaggio su Marocchi che dà respiro alla manovra dando a Paolo Sousa, da questi a Ravanelli, ancora Sousa, poi il pallone conquistato da Ravanelli che salta anche il portiere, il suo tiro viene respinto sulla linea di porta da Marcio Santos. Siamo ora al 22esimo del primo tempo, la partita resta molto vivace e interessante, il risultato è sempre fermo sullo 0-0. Intanto l'azione si è sviluppata sull'altro fronte, ancora Paolo Sousa. Il lancio di Robbiati, la palla per Battistuta, Battistuta entra in area, esce il portiere, arriva poi di gran carriera Baiano e la Fiorentina è in vantaggio. Siamo al 24esimo del primo tempo e la Fiorentina con il suo capitano Baiano passa in vantaggio. Improvviso lancio su Battistuta, è uscito Peruzzi, si è scontrato con un compagno, a terra i due. Pallone morto sul quale è stato lestissimo a proiettarsi Baiano. Buono il lancio in profondità, vedete, di Robbiati per Battistuta che scatta sul filo del fuorigioco. Ecco Battistuta, vedete, esce Peruzzi, si scontra addirittura con Carrera, la palla resta lì, arriva Baiano e segna il gol con il quale la Fiorentina si porta in vantaggio. Rivediamo il tiro di Battistuta, rimpallato Baiano. Si era venuto a trovare alle spalle dei difensori della Juventus anche Carbone, in posizione peraltro correttamente giudicata ininfluente. Fiorentina dunque in vantaggio. E angolo, primo piano per Paolo Sousa, presidio del primo palo, il colpo di testa di Battistuta sul fondo. Battistuta proprio domenica scorsa ha migliorato l'annoso record di Pascutti segnando consecutivamente per tutte le prime 11 giornate di campionato. 13 volte a segno il bomber della Fiorentina. Ed è Alessandro Orlando che va a battere dalla bandierina. Parabola insidiosa, Toldo blocca il pallone, poi retrocede all'interno della propria porta. L'arbitro è bene appostato facendo che si può proseguire. Tentativo di contropiede da parte della Fiorentina con Baiano. E su Baiano c'è l'intervento irregolare di Paolo Sousa. Toldo ha bloccato con sicurezza il pallone, ecco che rivediamo questa azione. Vedete il portiere della Fiorentina e poi osservate i suoi piedi abbondantemente all'interno della linea di porta.
anche se poi con il corpo e con le braccia è spostato verso avanti, ma resta qualche dubbio. Tanto c'è questa ottima azione da parte di Rui Costa, che dà centralmente per Battistuta, il tocco verso Baiano, leggermente troppo lungo, l'uscita di Peruzzi, la partita resta bellissima. La palla giocata ora da Paolo Sousa, riconquistata la Fiorentina, ed è Robbiati che si è venuto a trovare in posizione favorevolissima. Per eccesso d'altruismo ha tentato di smarcare al centro dell'area Baiano, ma ha avuto l'opportunità di battere a rete. Vedete Battistuta che scuote il capoccione, splendido il suggerimento di Cois per Robbiati, avrebbe potuto tirare, vede libero al centro il capitano Baiano, ma il pallone non arriva a Baiano per la copertura di Paolo Sousa. Fiorentina pericolosissima. Viola che conducono per 1-0 al Delle Alpi di Torino nei confronti della Juve. Tica il colpo di testa, intanto bellissimo di Battistuta, la palla è per Carbone, il destro, e la Fiorentina raddoppia, clamoroso al Delle Alpi, 2-0 per la Fiorentina al 35esimo del primo tempo. E vedete Ranieri che dà ancora indicazioni, e c'è festa grande sul settore delle tribune dove sono assiepati i sostenitori della Fiorentina, si dispera Peruzzi.